colpe hai portato su di te. Signore, ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore. Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi. Carissimi bambini, carissimi genitori, oggi è la Domenica delle Palme. I cristiani ricordano l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. La Domenica delle Palme è una grande festa. Gesù entra solennemente a Gerusalemme e la folla lo accoglie. Lo accoglie con rami di palma, con mantelli stesi lungo il cammino, lungo la strada, con canti, con danze, gridando Osanna, Osanna al figlio di Davide. Sono tutti contenti perché Gesù viene visto come il re della pace, colui che fa del bene, e sono contenti di averlo a Gerusalemme. Tuttavia Gesù non entra a Gerusalemme per prendere il potere, ma per servire e per dare la vita. Infatti a Gerusalemme vivrà quella che è la sua cattura, la sua condanna a morte, la sua passione, la morte in croce, e poi risorgerà il terzo giorno. Gesù è un re che sceglie di essere umile e piccolo, e per questo cavalca un asino. Questo ingresso ci prepara a vivere la Pasqua, ci fa entrare nella Settimana Santa. Settimana prossima, Settimana Santa, siamo chiamati a entrare anche noi come cristiani dentro la storia di Gesù. Una storia concentrata però nell'ultima parte della sua vita, la passione, la morte e la risurrezione. Quindi vi invito, cari bambini e care famiglie, a considerare questa storia di Gesù anche parte della nostra, perché ciascuno di noi vive tanti passaggi di morte, di risurrezione, di rinascita, di sacrificio. Quindi Gesù, che ha sperimentato questa cosa nella sua pelle, può essere colui che ci comprende, che ci benedice, che ci aiuta e ci accompagna. Per questo siamo invitati a pregare, ad ascoltare la sua parola, cioè la sua storia. Pregare nel senso non soltanto dire delle preghiere, ma vogliamo entrare davvero in contatto con Dio e fare in modo che questo contatto, come quando siamo al sole e ci abbronziamo, anche quando siamo in contatto con Dio, possiamo cambiare il nostro cuore, cambiare la nostra visione delle cose, cambiare il nostro sguardo, essere più sollevati e sicuri, perché siamo certi che Dio ci ama e ci vuole bene e ci accompagna e ci guida. Ecco, in questo periodo ne abbiamo tutti bisogno, per questo che possiamo fare affidamento a Lui e soprattutto a Gesù, che è morto in croce per noi. Vogliamo vivere con intensità ed impegno questi giorni così belli e centrali per il nostro essere cristiani. Ora proviamo ad ascoltare che cosa ci dice la parola di Dio. Ascoltiamo il Vangelo di questa domenica. Ciao ragazzi, che bello rincontrarvi. Buona Domenica delle Palme. Avete ragione, in effetti quest'anno la stiamo vivendo in un modo un po' particolare, ma se ci impegniamo a guardare tutto con gli occhi del cuore, vedrete che tutto diventa un po' più speciale. E poi sta per arrivare il nostro Re, Gesù, che lui sicuramente tutto illuminerà. Oggi vi presento il fogliettino della Domenica delle Palme. Apriamolo insieme e andiamo a leggere la prima lettura, il Vangelo secondo Matteo. Non preoccupatevi che poi, come al solito, le fotografie vi arriveranno sul gruppo del Catechismo e quindi potrete seguire tramite la fotografia insieme a me la lettura.
dal Vangelo secondo Matteo. Quando furono vicini a Gerusalemme, che vi ricordo è la città in cui Gesù è morto e risorto, e giunsero verso il Monte degli Ulivi, chiamato così proprio per gli alberi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. Abbiamo ascoltato la parola di Dio, ora vogliamo rivolgerci a Dio. E proviamo ad ascoltare questa preghiera e con il nostro cuore la recitiamo insieme, in modo che la nostra parola possa raggiungere il cuore di Dio e possiamo sentirlo sempre vicino a noi. Continuiamo insieme, ragazzi, leggendo la preghiera. Anche qui non preoccupatevi, vi arriverà la fotografia sul gruppo del catechismo e mi raccomando, in questo caso leggiamola tutti insieme perché la preghiera dà davvero tanta forza. Gesù, tu entri a Gerusalemme cavalcando un umile e semplice asinello. Noi ti facciamo festa ed impariamo da te che ti metti al nostro servizio. Ed è proprio quello che abbiamo ricordato con questa Domenica delle Palme. Ci donerai l'Eucaristia, ci laverai i piedi, che è quello che ricorderemo con il Giovedì Santo che arriva questa settimana. Morirai per noi sulla croce, che è quello che ricorderemo Venerdì Santo di questa settimana e diciamo anche il sabato. Risorgerai per darci la vita, ed è proprio quello di cui festeggeremo la Domenica di Pasqua, la prossima domenica. Grazie Gesù per il tuo amore infinito. Amen. Ciao ragazzi! Ora concludiamo questo momento con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Un caro saluto a tutti e alla prossima. Ciao.